Benvenuti nell'universo di Miss Mondo, in particolare nell'universo di Miss Mondo Lazio. Le ragazze, come avete visto, sono già arrivate. Le seguiremo nelle prossime 48 ore. Ma lo sapete dove ci troviamo? Siamo in un posto meraviglioso. Cine Città World. I mean, we can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. It all stacked up. Ooh, ooh, ooh. See, you can't get too much of a good thing. So I'm here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. You know me, like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Cinecittà World, la finale di Miss Mondo Lazio. Ma chi è il patron di questa manifestazione? Chi è che ha portato qui queste meravigliose ragazze? Andiamo a conoscere il direttore artistico Marco Ciriaci. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. Ci siamo, eccoci qua. Abbiamo scelto la location, forse una delle location più belle d'Italia, Cinecittà World. Sarà la sede della finale regionale di Miss Mondo Lazio. Siamo a poco meno di 24 ore dal momento dove verrà eletta la Miss Mondo Lazio, la rappresentante, la capitana di una squadra formata da 9 ragazze prefinaliste nazionali a Miss Mondo Italia. Sono stati 11 mesi lunghissimi, belli, difficoltosi ma affascinanti allo stesso tempo, 9 tappe, 184 ragazze selezionate, le abbiamo seguite, le abbiamo monitorate, ce le siamo un po' cresciute e coccolate fino a portarle ad oggi. Giorno appunto che precede la finale regionale. Saranno 25 le finaliste regionali. Che dire, ce le andiamo a conoscere e a scoprire. Sleeping on the saddle, don't even got a horse that I can own. Saving ideas over money, maybe I can buy the North Pole. Take it if I never fail doing, then I wouldn't have to pay my side out. Ever seen the mirror in the middle of a forest?
You don't wanna be chopped liver. Language that I speak is kind of foreign. Mockingbird sitting on the timber. Above I see a tree 11 stories. Never read a novel by the pictures. But never judge kind of boring. You know we out to go and get what not yours. Feeling what you worth, you never get because you're not old. A brown penny from a desert bar. Found it facing tails down, hope your luck is like a shooting star. Just waiting for the rain or a cloud. I've been up for 30 days, someone pointed lost and found. Bruised bones, you're here without a cast. Drinking water from a stream out of homemade flask. In the desert, alla ragazza vincitrice di Miss Mondo Lazio verrà consegnata la fascia di Miss Cinecittà Award e a tal proposito abbiamo intervistato per voi l'amministratore delegato. Benvenuti a Cinecittà Award, siamo nel parco divertimenti del cinema e della televisione. Il parco è composto da 26 attrazioni, di cui 10 novità 2017, è diviso in 6 aree a tema. Cinecittà World, appunto, che è l'area in cui ci sono le attrazioni a tema cinema e TV, poi l'area antica Roma con la nuova attrazione Ben-Hur, con le cadute della barca di Actium, l'area Spaceland in cui c'è la montagna russa Altair, che è l'unica in Europa a fare 10 inversioni, cioè 10 volte a testa in giù. Poi entriamo nel Far West, che è la quarta area, quella in cui ci troviamo. La Horror House è ispirata ai grandi film dell'horror della storia. L'Horror House è fatta con attori veri che interagiscono con il pubblico mentre cammina in questo percorso dell'orrore. Dal set dell'horror all'innovativa attrazione della realtà virtuale. Alcune attrazioni di tipo tecnologico, per esempio una che si chiama Labirinto, che è un labirinto virtuale con i visori in VR in cui io devo scappare o riuscire a liberarmi da un labirinto infestato di scheletri. From the pain, taking my message. From the brain, seeing the beauty.
Basta, io è un'esperienza in cui la tecnologia la fa da padrone, sono immerso in un set cinematografico. Entriamo in Adventureland. Adventureland è l'area in cui le attrazioni hanno come tema l'avventura e i film d'avventura, e le sorprese poi le potete venire a scoprire qui a Castel Romano, a Cinecittà World Roma. Sono entrata dentro Cinecittà World, sembrava una favola. Una città dove da una parte c'era il West, da una parte c'era Roma antica, poi c'erano queste giostre bellissime. Mamma mia, un'emozione bellissima, veramente bella Cinecittà World. Quando entri in Cinecittà entri un po' come in una favola retro, quindi sembra un po' di entrare negli anni 50, 60, è divertente, è bello. È come entrare in una favola e ritrovarsi in mezzo a Roma, in mezzo a Hollywood. Catapulta in differenti epoche, differenti emozioni, è un mix tra divertimento, arte, cultura, anche un modo per scherzare, divertirsi e ritornare anche un po' bambini. Tutte queste ragazze all'interno di un parco divertimenti dedicato al cinema e alla televisione. Si divertiranno tra le varie attrazioni e tra i set per realizzare i backstage che verranno visionati dalla giuria tecnica. Sacuno! Forza ragazzi! Vorrei ringraziare l'Academy per questo premio, veramente sono una Questa avventura di Bismondo nasce grazie a mia madre. E per colpa di mamma, che mi ha voluto segnare per forza, e io l'ho presa come gioco, come una sfida. Mio padre ha visto un annuncio su Facebook e ha deciso di iscrivermi. E un giorno, entrando in un negozio, ho visto un volantino di Bismondo. Mi sono messa a cercare su internet, ho trovato questo concorso e quindi ho deciso di partecipare. Poi, chissà, tutto è possibile nella vita. Ancora backstage, ancora clip, ancora divertimento per le nostre ragazze. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Tra un set e l'altro, per realizzare clip e servizi fotografici, le ragazze vengono convocate nello studio di Cinecittà World per le prove della serata e soprattutto per le riunioni della giuria tecnica. Il momento più importante, la fase clou della due giorni della finale regionale di Miss Mondo, è il cosiddetto passaggio giuria. È il momento dove lo staff Media 7, quindi il mio staff, si riunisce per giudicare le ragazze, per dare il cosiddetto, chiamiamolo così, verdetto finale. Il mix tra bellezza e testa, molte volte la testa è più importante perché devi gestire quello che c'hai. In quei momenti si decide la Miss Mondo Lazio e le 8 prefinaliste nazionali che andranno a Gallipoli. Molto spesso si cambia anche idea, perché le hai seguite per 11 mesi, ma poi gli ultimi due giorni sono sempre quelli più importanti. Quando vi fermate là, è il momento
il tuo posto. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause I knew that I knew that I knew that I'd call you up. You were going around, going around, going around every party in LA. Cerca di sforzarsi, si vede proprio così. Ti tremano le guance. I know that dress is karma, perfume regret. Il passaggio giuria è anche il momento dove si possono correggere i piccoli errori, gli ultimi piccoli errori, perché ci siamo, manca pochissimo. Il passaggio giuria si fa di solito a poche ore dall'inizio della serata, quindi è lì che va fatta la correzione se c'è ancora qualcosa che non va. L'atteggiamento, l'intenzione sono fondamentali per riuscire in questo mondo. La credibilità è tutto. Il lavoro sul quale ci concentriamo durante gli 11 mesi e soprattutto nella fase finale, quindi nella due giorni appunto della finale regionale, è il lavoro un po' psicologico, cercare di trasmettergli, e in questo caso sono io in prima persona a farlo, la determinazione, la convinzione, il carisma. Perché poi alla fine, e lo abbiamo visto nelle clip, nei backstage, nei confessionali, nelle interviste, chi è la ragazza che esce fuori? Quella più carismatica, quella più determinata, quella che vuole arrivare. Non paga solo la bellezza. Ci vuole la cosiddetta marcia in più, che non è più una frase fatta, ma è la realtà dei fatti. Bisogna essere determinati. La bellezza di Miss Mondo è questa: determinazione e credibilità in quello che si fa. Ci si deve sempre e comunque credere. In un evento come questo arriva un momento fondamentale ed è quello del make-up. Grazie ai nostri esperti, le nostre ragazze che fino ad ora avete visto tutte a quest'apone con un accenno di trucco troveranno il loro look ideale. Quindi seguitemi se siete curiosi nel magico mondo del make-up. Andiamo! Di norma uno prima si dovrebbe mettere un prime, no? Che ti aiuta a fissare il trucco e a togliere un po' l'opacità. Okay. Gli occhi piccoli solitamente devi mettere matita chiara dentro, non scurire troppo la palpebra. Dalle sopracciglia più grande,
e più ringiovanisce il volto, no? My heart will burn me to the ground. Cioè, se, come, cioè, mi piacerebbe sempre valorizzarle con la matita. Sì, che magari quando dei truccatori lo fanno sono bellissime. Poi lo arrivato a fare io, non c'è sempre il caso. Non mi è esatto, non capisco bene la matita. I'm broken and I'm barely breathing. I'm falling cause my heart stopped beating. Quindi tre, dobbiamo fare il trucco. Le ragazze sono ormai pronte. Sta per iniziare la serata in cui per alcuni di loro si apriranno le porte della finale di Gallipoli e per una di loro in particolare il titolo di Miss Mondo Lazio. Uno da solo, ne entrati due. Come hai capito? Succede? La mia inviata, la mia Bettarini. Come va? Robetta. No, Robetta, te la sei portata tutta a casa, tutta quanta, tesoro. E tu me l'hai detto. Ecco. Ma non ti metterà alle mie spalle. No, io perché voglio lasciarti il proscenio per l'applauso, sì, dello studio televisivo L1 di Cinecittà World. Bene, prego. Grazie. Che sia più grande di quello che avete riservato a Marco, perché il gentil sesso va sempre omaggiato. Quindi voce take off, per favore, mi puoi presentare in maniera decente? Che cosa sta dicendo? Già è partita? Oh, certo. Sto qua. Dove sei? Ah, ecco, allora aspetta. Già sei partita? Certo. Sono. Oh, andiamo a conoscere le 25 protagoniste finaliste del tour Regione Lazio Miss Mondo 2017. Poi presenteremo gli ospiti e partiremo alla grande. Ma prima loro, le protagoniste, un gelato gentilmente per me. La numero 1. Vengo da Roma e mi chiamo Marika Maura. Sono Miriana Capraro, vengo da Roma e ho 20 anni. Mi chiamo Eleonora Puglia, ho 21 anni e vengo da Roma. Sono Evelyn, ho 16 anni e vengo da Seriano del Cimino. Io mi chiamo Dani Sara, ho 19 anni e vengo dall'Ariano. Io sono Benedetta Venditti, ho 19 anni. Io sono Giulia Fagioli, ho 24 anni e vengo dalla Rispoli. Mi chiamo Sofia, ho 17 anni e vengo da Bracciano, grazie. Mi chiamo Francesca, ho 17 anni e vengo da Roma. Mi chiamo Ilaria Sant'Andrea. Mi chiamo Sara, ho 22 anni. Buonasera a tutti, sono Giulia. Mi chiamo Elisa e vengo da Roma.
Mi chiamo Ineri Sharon, vengo da Cavi, ho 17 anni, grazie. Mi chiamo Dane, ho 19 anni e vengo da Artena, in provincia di Roma. Mi chiamo Veronica, vengo da Civitavecchia, ho 21 anni. Sono Aurora Fedeli e vengo da Rocca Priora. Mi chiamo Letizia, io ho 17 anni. Sono Claudia Motta, ho 17 anni e vengo da Velletri. Mi chiamo Claudia Del Prete, ho 19 anni. Mi chiamo Anastasia, vengo da Sora. Sono Valentina, ho 20 anni e vengo da Palombara Sabina, in provincia di Roma. Io sono Belice Papacci e vengo da Velletri. Io sono Chiara, ho 20 anni e vengo da Roma. Io sono Connino Tarstefano, ho 22 anni e vengo da Lucera, in provincia di Foggia, ma vivo a Roma. Vi auguro una buona serata, grazie. E allora ragazzi, le abbiamo conosciute, le conosceremo meglio fra pochissimo. Questa è stata una presentazione molto, molto veloce. Regia. Bring me higher than I've ever been before. I'm holding back, just wanna say I'll give more. But you're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. But even I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on? You're just a chance I take to keep on dreaming. Allora, 11 saranno le rappresentanti, tra l'altro Miss Mondo Italia ci ha premiato con due fasce in più, quindi questa sera eleggeremo la reginetta del Lazio, la Miss Mondo Lazio, con le altre 10. Prima uscita ufficiale, seconda per le ragazze, abitino Rapax, vai! Young money, young money. Love in a thousand different flavors. Young Money. La 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 la. Hey. Jay-Z. Freaky, freaky, yeah. Uh-huh. La 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 la. My freaky, freaky, yeah. La la la. My freaky, freaky, yeah. La la la. My freaky, freaky, yeah. Ooh. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Allora, microfono gentilmente perché ascolteremo la loro voce. Allora, eccola qua, Tania. Nella vita, oltre ad essere una giovane mamma, lavoro come parrucchiera. In futuro mi piacerebbe diventare una conduttrice televisiva, anche se so di aspirare a un sogno molto grande. Valentina. Mi sono diplomata all'alberghiero nel settore accoglienza turistica, ma in futuro mi piacerebbe diventare una wedding planner. Io sono Benedetta Venditti, attualmente studio medicina molecolare a Napoli, il mio sogno è quello di specializzarmi in neuropsichiatria. Andiamo di qua, Puglia, vieni Puglia, vieni. Buonasera Ciriaci. Buonasera Cagale. Buonasera a tutti, ma mi devo ripetere, devo ridire che ho 21 anni, che... Vabbè, io me ne vado, presenti te, questo fa io. Buonasera a tutti, sono Sara e ho sempre 22 anni. Quindi, quanti anni? 22. 22, sei di Roma? 22, Roma. Senti, 22. Claudia Del Prete, vai. Buonasera prego. A tutti, nella vita io vorrei diventare un medico. Io sono Francesca, ho 17 anni e vengo da Roma. E mi piacerebbe diventare un hostess di volo. Chiara. Buonasera a tutti. Frequento l'ultimo anno dell'Istituto Tecnico per il Turismo e la mia più grande passione, oltre quella a viaggiare, è di fare la modella. Grazie. Ecco, ha concluso. Vieni Giulietta, vieni. E il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di diventare appunto una modella e un'attrice. Buonasera a tutti, io sono Claudia Motta e dopo il liceo ho intenzione di prendere medicina perché penso che non ci sia lavoro più bello che salvare la vita a una persona. La dolcissima Miriam. Ho 20 anni, vengo da Roma, sono un estetista e nell'hobby faccio equitazione. Elisa, vieni. Faccio balli latinoamericani agonistici e quindi la mia passione più grande è ovviamente il ballo e un giorno spero di poter insegnare a questo. Un'altra nostra mini.
Mini Miss. Buonasera a tutti di nuovo, io sono Evelyn. Nella vita mi piacerebbe diventare una ginecologa. E sono qui perché... No, ma pure a me non mi va, non è che mi va tanto, per dire la verità. Cioè, io lo devo fare perché a me mi hanno dato questo incarico, perché ma che... Vabbè, dai, andiamo avanti, dai, tranquillo. Prego, Beatrice. Sto frequentando il quarto liceo scientifico ed il mio sogno è quello di diventare una ricercatrice subacquea. Buonasera. Prego, Letizia. A tutti. Frequento l'istituto sociosanitario a Frascati perché da grande vorrei diventare una psicologa nelle carceri. Marica, vieni. La nostra Miss Pocket. Amo molto i bambini, per questo studio servizi sociosanitari per poi diventare una maestra d'asilo. Buonasera a tutti, sono Connie Notar Stefano, sono una studentessa in scienze motorie al Foro Italico e insegno ginnastica ritmica, che è il mio sport che pratico da quando avevo 3 anni. Andiamo avanti, Sharon! Frequento la scuola di parrucchiera e pratico ballo latinoamericano da 13 anni e la mia passione sarebbe di diventare un'insegnante di ballo. Buonasera a tutti, sono Aurora, 19 anni, frequento il 5° anno del liceo artistico, indirizzo architettura ambiente e un giorno vorrei entrare a far parte del mondo della moda. Vieni qui Giulietta, vieni qui, eccola qui. Sono una cantante, attrice e ballerina, insomma performer di musical se vogliamo dirla. Quello che vuoi, così, come si suol dire in gergo, a cappella, vai! E invece gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi, amore, gli uomini! Andiamo avanti, Danae! E frequento l'ultimo anno di grafica pubblicitaria. E la mia passione più grande è la fotografia. Buonasera di nuovo. Prego. A tutti, sono Sofia, ballo da quando sono piccola e vorrei farlo nel futuro e vorrei anche continuare il percorso, diciamo, riguardante la moda. Buonasera a tutti, mi chiamo Veronica Grassi, nel mio tempo libero mi piace andare in palestra per mantenere il mio fisico e una delle mie passioni è appunto sfilare. Sono Anastasia, ho 19 anni e vengo da Soria, provincia di Frosinone. Una russa tesora. Una russa tesora che vuole fare la radiologa. Io mica la capisco. Aspetta, io che sono russa, sulle montagne russe, che russo. Ah, ok, cioè, benissimo, un applauso, la concediamo. Le ragazze sono davvero emozionatissime, si stanno cambiando velocemente perché è il momento della sfilata in costume. Ne vedremo 12 in costume intero, 12 in costume due pezzi. Ci siamo? Sono pronte? Vai! Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Perché la scelta della 2 giorni? Cercare di far gruppo, cercare di far squadra, tenerle insieme, competizione, sì, però una sana competizione. Tutto questo porta ad una squadra vincente. 2015, la nostra regione, il sottoscritto, è arrivato secondo a Miss Mondo Italia ad un passo dal mondiale. L'anno scorso, 2016,
Secondo posto. Risfioriamo il sogno mondiale. Portiamo a Roma la fascia Miss Mondo Gilles Cagnet. 2 anni consecutivi, 2 secondi posti. Oggi, 2017, è andata così. Allora, gustiamoci l'atto finale, il momento finale. Questa sera un'accoppiata, quindi la Miss Mondo Lazio riceverà 2 fasce. Miss Mondo Lazio 2017, Miss Cinecittà World, prima edizione. Regia, vai! Allora ragazze, non è stato facile, ve lo dico, perché siete una squadra eccezionale, tutte, è stata dura, 2 giorni però ci sono serviti, ma non solo 2 giorni, sono stati 11 mesi lunghissimi. E allora, sono emozionato, Crocetta sei emozionato, eh? Siamo tutti emozionati. Vince! Dai.
la fascia di Miss Mondo Lazio 2017 e andrà a rappresentare la nostra regione come primo nome, la numero 17, Claudia Motta. Claudia Motta vince la finale regionale di Miss Mondo Lazio. La serata è terminata, le finaliste andranno direttamente a Gallipoli per la finale di Miss Mondo Italia, ma tutto il resto è già storia. Queste sono le 9 prefinaliste della Regione Lazio, le ragazze che andranno a rappresentare la nostra regione nella prefinale nazionale di Miss Mondo a Gallipoli. Da queste 9 prefinaliste, Benedetta Venditti, Conny Notar Stefano e Claudia Motta accedono alla finale nazionale di Miss Mondo Italia. Sono nelle 50 più belle della nazione. Dopo due secondi posti, 2015, 2016, 2017, come è andata a finire? Miss Mondo Italia 2017 è Conny Notar Stefano, la numero 24. Miss Mondo Italia è lei, è la Conny. Neanche il tempo di festeggiare, perché si riparte. La macchina di Miss Mondo Italia e nello specifico di Miss Mondo Lazio si è rimessa in moto. Contattateci perché il tour sta per ripartire. Vi aspettiamo, anche perché dobbiamo replicare. Abbiamo vinto quest'anno? Vogliamo vincere anche il prossimo. Forza Miss Mondo!